quello che c'è da sapere sui componenti della Dark Polo Gang. Nuovi giudici di Stra Factor 2018. Torna Stra Factor, lo stravagante spin-off di X Factor che premia l'eccentricità dei concorrenti. Il talent show è ripartito ieri, 4 ottobre 2018, su Sky 1, canale 108, disponibile anche su Digitale Terrestre al canale 311 o 11. Subito dopo la prima puntata del weekend, al tavolo dei giudici si conferma il veterano Elio, affiancato da Cuco e dal collettivo Trap Dark Polo Gang, a presentare Stra Factor nella sua fase live, in onda dal 25 ottobre. È confermata la conduttrice televisiva e radiofonica Daniela Colli, per il quarto anno consecutivo al timone dello show. I volti della Dark Polo Gang. La Dark Polo Gang è un gruppo trap formatosi a Roma nel 2014. Gli attuali membri della gang sono tre amici di lunga data, conosciuti al pubblico coi loro nomi d'arte Tom F, Quinn Santana e Dark Fox. La DPG si è affermata tra i maggiori esponenti della scena trap italiana. Eclettici, irriverenti e amati dai giovanissimi, sono i giudici perfetti per Stra Factor. A loro è stato affidato il compito di selezionare 12 nuovi concorrenti che parteciperanno ai live del programma, durante i quali partirà la sfida con i 5 VIP delle passate edizioni, selezionati da Elio e Cuco. Tra musica e divertimento, si prevede una vera e propria sfida tra nuova e vecchia generazione. Il nuovo disco della Dark Polo Gang si intitola Trap Lovers ed è stato pubblicato lo scorso 28 settembre, anticipato dal singolo British. Quest'ultimo disco è il primo progetto pubblicato unicamente a nome del collettivo, in cui tutti i componenti della gang cantano in tutte le canzoni. Nei precedenti lavori i nomi di Tony F, Quinn Santana e Dark Fox comparivano a interazione della paternità dei pezzi. Tony F, all'anagrafe Nicolò Pisarva, rapper romano classe 1990, fu detto anche il cantino, prima di entrare a far parte della Dark Polo Gang. Sin dall'infanzia Nicolò ha recitato in varie fiction, serie tv e film. Nella miniserie Tutti per Roma 1990 ha avuto il ruolo di protagonista, interprete di un bambino chiamato proprio Tony. Nel 2014 è nato la gang. Nel 2016 Tony Henry ha pubblicato un album intitolato Trap Noise, in collaborazione con l'ex componente della DPG Darkseid, Arturo Bruni, che ha lasciato il gruppo per intraprendere la carriera solista. Quinn Santana, o Dark Queen, all'anagrafe Umberto Dion, nato a Roma, classe 1990. Il suo stile è stato definito dagli stessi componenti della gang surrealiana. Studente moderno, laureato in marketing e comunicazione, a maggio 2016 è stato pubblicato un disco intitolato Succo di Zenzero, progetto individuale che vede comunque la collaborazione degli altri membri della Dark Polo Gang in alcuni pezzi. L'album contiene anche un featuring con Spera e Basta, Bang Bang, Dark Prince, o Principe Pez o Prince, all'anagrafe Dylan Thomas Cerulli, classe 1994. Nato da padre romano e madre afroamericana di New York, si è diplomato in graphic design. Con il suo apporto, arricchisce i testi della Dark Polo Gang con citazioni letterarie. A ottobre 2016 è stato pubblicato il disco / mixtape The Dark Polo, progetto individuale di Pix con featuring degli altri membri della gang, Spera e Basta, Pedro e Gianni Bisa.